La lezione che terrò sarà sui gruppi funzionali. I gruppi funzionali. In questa tabella ho riportato alcuni gruppi funzionali. Il primo gruppo funzionale è X, che identifica il fluoro, il cloro, bromo e iodio. La loro formula generale è RX, che mi dà come classe gli alogenuri. Il gruppo idrossile, OH, la formula generale è ROH, che mi dà gli alcoli. L'ossigeno con due legami, una a destra e una a sinistra, che legati a dei gruppi alchilici mi dà un etere o simmetrico o asimmetrico, ROR, OR1, OR2. Il gruppo carbonilico, che mi dà le aldeidi, i chetoni o gli acidi carbossilici. Le aldeidi sono RCOH, i chetoni R1COR2. Gli acidi carbossilici sono RCOOH. E poi per chiudere abbiamo il gruppo amminico NH2 che mi dà le ammine RNH2. Passiamo a considerare adesso gli alogenuri, questa classe particolare. Il gruppo funzionale degli alogenuri è X, dove X è un alogeno, cloro, fluoro o bromo, anche iodio. Quindi gli elementi del settimo gruppo. Gli alogenuri alchilici possono essere primari, secondari o terziari. Qui in questa tabella sono riportati alcuni gruppi alchilici come il metile, l'etile, il propile e l'isopropile, che terrò sempre in considerazione questi gruppi alchilici e non altri. Gli alogenuri, come vi stavo dicendo poc'anzi, sono primari, secondari o terziari. Un alogenuro primario è del tipo RX, un alogenuro secondario al carbonio dove è legato l'alogeno X, ci sono due gruppi alchilici R1 ed R2. Agli alogenuri terziari abbiamo al carbonio dove è legato sempre l'alogeno tre gruppi alchilici R1, R2 ed R3. Vediamo la nomenclatura di alcuni alogenuri. Il loro suffisso è uro. Prendiamo in considerazione gli alogenuri primari. Il primo che ho preso in considerazione è il cloruro di metile, quindi il gruppo metilico legato al cloro. Può essere anche chiamato clorometano o onocloro-metano, è la stessa cosa, cloruro di metilo, clorometano. Ricordiamo che il metano è CH4, un atomo di idrogeno sostituito in questo contesto dall'atomo di cloro, dall'alogeno cloro. Il secondo alogenuro abbiamo un etile o derivato dall'etano, quindi chiamato semplice bromuro di etile o 1 bromo etano. L'etano, ricordiamo, è CH3CH3. Per chiudere abbiamo lo ioduro di propile o 1 iodo propano. In questo caso sono tre atomi di carbonio. In questo contesto dobbiamo numerare gli atomi di carbonio a partire sempre dal punto più vicino alla ramificazione, cioè in questo contesto allo iodio. Quindi sull'atomo numero 1 abbiamo un atomo lo iodio, quindi un alogeno, l'alogeno iodio, quindi avremo uno iodio propano o ioduro di propile. Passiamo adesso a considerare gli alogenuri secondari. Un alogenuro secondario è caratterizzato nell'avere due gruppi alchilici R1 ed R2 legati allo stesso atomo dove è legato l'alogeno. Se la tabella che per quanto riguarda i gruppi alchilici resta invariata. Abbiamo in questo caso un alogenuro che è sul carbonio, dove è legato il bromo, abbiamo un metile ed un etile. La cosa che dobbiamo fare è numerare gli atomi di carbonio, poi identificato come un alogenuro secondario. Il numero di atomi di carbonio questo contesto sono esattamente 5 e il bromo è legato praticamente sul secondo atomo di carbonio, dopo aver numerato dal punto più vicino alla ramificazione. Ho notato ciò. A questo punto posso assegnare adesso il nome e diventa, siccome è legato sul secondo atomo di carbonio, il bromo diventa 2-bromo-butano. Ricordo che il butano è formato da 4 atomi di carbonio. Terzo caso, in questo caso abbiamo praticamente sempre due gruppi uguali, due etili,
CH2, CH3, CH2, CH3, legati sempre sull'atomo di carbonio dove è legato l'alogeno iodio. Numero di atomi, tenendo conto sempre della catena più lunga, è appunto più vicino alla ramificazione. In questo contesto noto che sono 5 atomi di carbonio e sul terzo è legato lo iodio e diventa triiodio pentano. Passo a considerare adesso gli alogenuri terziari. Per quanto riguarda gli alogenuri terziari abbiamo praticamente tre gruppi alchilici R1, R2 ed R3, dove è legato sull'atomo di carbonio, dove è legato l'alogeno X. La tabella resta invariata per quanto riguarda i gruppi alchilici che terremo sempre in considerazione, questi quattro gruppi, il metile, l'etile, il propile e l'isopropile. È ovvio che ci sono altri gruppi alchilici o diversi da tali. Vediamo in questo caso ci sono tre gruppi, un etile, poi un altro etile e un metile, quindi R1 è un etile, R2 è un etile e il terzo è il metile. Devo praticamente numerare, tenendo conto della catena più lunga, al punto più vicino alla ramificazione. L'alogenuro, quindi, si tratta di un alogenuro terziario, il numero di atomi di carbonio dal punto più vicino alla ramificazione è noto che la catena più lunga è formata da 5 atomi di carbonio. Numero tali atomi di carbonio, poi successivamente posso dare un nome. Vedo 1, 2, 3, 4 e 5. Sul terzo atomo di carbonio sono legati due gruppi. Praticamente noto il gruppo metilico e lo cloro. Quindi diventa 3 cloro, 3 metilpentano. Il gruppo CH3 è legato sul metile. E il gruppo Cl è legato praticamente sullo stesso atomo di carbonio. L'ultimo alogenuro che prende in considerazione è il seguente. Sull'atomo di carbonio C sono legati tre gruppi, un etile R1, un altro etile R2 e poi per terzo naturalmente rappresenta l'isopropile, abbiamo tre gruppi alchilici, nonché il bromo Br. Devo praticamente enumerare in questo contesto gli atomi di carbonio, sempre partendo dal punto più vicino alla ramificazione e tenendo conto sempre della catena più lunga. In questo caso la catena più lunga è formata esattamente da 5 atomi di carbonio. Ho numerato gli atomi di carbonio e noto che cosa? Che sul terzo atomo di carbonio è legato praticamente un atomo, l'alogeno bromo e il gruppo isopropilico. Quindi posso a questo punto dare il nome tale alogenuro. Nome che io darò sarà quindi 3 bromo, 3 isopropil pentano, ricordo che è formato da 5 atomi di carbonio.